Ciao a tutti, il mio nome è Demo93 e in questo video vi mostrerò il caccia di livello 1 degli americani, che sarebbe il P-12. Come ho già accennato, il P-12, come più o meno tutti gli aerei americani, in molti casi, non eccellono, ma non sono neanche dei pessimi aeroplani. Sono una buona via di mezzo. Vi farò vedere, per oggi vi farò vedere il P-12, probabilmente anche il P-23 e l'F-2F, per poi lasciare per i prossimi giorni gli altri aeroplani fino a livello 5 per pareggiare con gli altri. Ora, arrivando al P12, non è granché, il motore è abbastanza relativamente, relativamente potente, anche se meno rispetto all'R65. A livello di armi, forse sì, ha un 12,7 mm, che però non è niente di particolare. Ha punti vita inferiori rispetto all'R65, però può anche lui cavarsela. Detto ciò, proviamolo in battaglia. Ho dimenticato di collegare stupidamente il joystick, lo faccio subito. Ho visto tanti aerei di livello 1 e di livello 2, quindi dovrebbe essere una sfida interessante. Ok, ci sono tanti livelli 1, 4R65, 3P12, 1I5, un Type 91. Quelli sopra non possono essere tutti un problema, quindi mi concentrerò più sui livelli 1. Oh, Mikey. Si è attivato il boost, non avevo detto di attivarsi, ma non importa. Dall'altra parte ci sono tre persone non loggate, quindi non dovrebbe essere tipo un problema. Allora, c'è un R65 e punterò a lui, che sembra quello più facile al momento. Wow! Quel lago ne ha distrutti due in poco tempo, chissà cosa ha combinato. Ok, questo. Un'uccisione facile, era fermo, andava dritto. E adesso vedo dove andare. Allora, c'è quell'aereo, ma è troppo lontano, quindi mi concentrerò su questo X5. No, no flops. Ci speravo che. Come vedete, la potenza di fuoco di questo mezzo è abbastanza discreta. Certo, non è nulla di eccezionale, però come vedete può fare. Wow. Dovrei essere anche più agile del 5, quindi non mi preoccupo più di tanto. Mi preoccupo solo. Ah. Sì, ogni tanto le armi si fanno rumori strani. Cioè, ogni tanto sparano, ogni tanto non sparano. Ah, c'è un amico esattamente in mezzo, ho paura di prenderlo. Però no. Riesco a tirare a quel nemico senza colpire il mio amico davanti. Come vedete, anche se non eccelle, può essere usato bene in modo molto efficace questo P12.
Allora, c'è un nemico lassù in cima, uno qua alla mia sinistra, punterò quello. Uso il boost. È un P12, abbastanza. Ho solo perso 5% della sua dei punti vita. Non sembra danneggiato a livello esterno. Per ora. Ok. L'ho ridotto un pochettino. Adesso gli sono perfettamente in coda. Wow. Chiunque fosse quelli 15 mi è passato troppo vicino. Ho preso solo l'assist, ma va bene. Se riesco a vedere quel TSH1 vuol dire che è tanto alto. Infatti è più o meno sul ciglio del canyon. È danneggiato, quindi torno, riattivo il boost. Ho arrivare in tempo. Come vedete c'è un aeroplano che gli sta andando attaccando frontalmente, uno da dietro. Non sembrano molto precisi, infatti riuscito a colpirlo, a distruggerlo senza problemi. 4 uccisioni, un assist. Più che bene. Facciamo l'altra. Sperando di riuscire a fare qualcosa di buono. Come vedete anche il P12 è abbastanza facile da prendere. Le sue armi sono potenti e è relativamente agile. Ha meno punti vita però, oddio. Può fare anche l'AR-65, avrà vita dura contro un P12 ben usato. Dall'altra parte, di nuovo l'orde di AR-65, 3P12, più o meno settaggio di prima, a differenza che qua ci sono due, adesso due AR-68 e due A4N che prima, se ricordo bene, non c'erano. C'è solamente un aereo che può fare l'attacco solo, che sarebbe l'Ago 192, quindi sarà più che altro, non si andrà per superiorità, probabilmente. Due amici si sono scontrati, come vi ho sempre detto, stare attenti all'inizio. Un Type 91, un AR-65. Non è un problema. Possiamo vincere. Vabbè, ci sono tre non loggati dall'altra parte. Tre distrutti dal mio lato. Adesso rallento, devo capire bene dove colpire, chi colpire. Più che altro vedere chi colpire. Il Type 91, andiamo sul Type 91. Mi sta girando contro. E quello standard, potete riconoscere perché il motore è completamente diverso. E anche un dettaglio che si vede meno, ma anche il carrello è diverso. La versione normale e la versione iniziale. La versione iniziale e la versione finale. Come vedete, anche se è più agile di me, non lo sto sfruttando al meglio. Sta andando per la base. Stupidamente. Ecco perché stupidamente.
Si è reso un bersaglio molto facile, nella speranza di andare a distruggere o provare a distruggere qualcosa. Io adesso ho due nemici in coda, un P12 e l'altro cosa sarebbe? Non riesco a vederlo. Però adesso mi ha mollato un altro. Wow! Non era voluto. Però più o meno sapevo. Oh, che cavolo! Sono troppi per me. Il mio team non sembra curarsene. Non l'ho evitato, però, oddio. Cos'era poi? Non ci credo, quel sopravvissuto allo scontro. Non è possibile. Vabbè. Come vedete, gli scontri sono un po' strani adesso. Una volta gli scontri frontali venivano, era morte certa. Oddio, ogni scontro era praticamente morte certa. Adesso sono un po' random. Vabbè, può capitare. Alla fine 2-4N, poi mi pare che ci fosse un P12. Erano un po' troppo per me da solo. L'aeroplano non è così potente da contrastare gli A4N, né in velocità né in manovrabilità. In potenza di fuoco sì, però non è una cosa importante. Poi abbiamo perso purtroppo involocemente l'ago 192 perché si era schiantato, quindi non potevamo vincere in alcun modo. Con l'ago 192 almeno avremmo avuto qualche speranza in più, però questo qua è proprio nuovo, solo un'uccisione comunque. L'aereo è nuovo, è andato a scontrarsi. Era ancora vivo per poco, però vabbè. Alla fine la prima battaglia è stata abbastanza eloquente, visto che era un pochino più alla pari. Detto ciò, per il momento abbiamo finito, poi prossimamente vi farò i video, entro oggi, i video sul P23 e sull'F2F. Alla prossima!